Ciao, io sono Nicola De Giorgis, faccio il fotografo, l'editore e lavoro anche come artista. Lisia mi ha invitato, credo, per la mia relazione con l'editoria. 3 anni fa ho fondato una casa editrice che si chiama Rorof, che trova a sede a Bolzano, e con la quale abbiamo iniziato a pubblicare una serie di libri d'artista con la fotografia come tema centrale. E insieme ai ragazzi di Lisia stiamo sviluppando un workshop dove creiamo una mostra con 2 fotografi, uno belga, si chiama Max Pinkers, e uno giapponese che si chiama Daisuke Yokota. Hanno 2 approcci alla fotografia molto diversi e i ragazzi dovranno far dialogare questi 2 lavori all'interno di un preciso spazio, una galleria d'arte e di fotografia. Abbiamo trovato come elemento di comunicazione tra i due appunto il Giappone. E simbolicamente l'abbiamo rappresentato con questo filo che in un artista l'abbiamo messo in orizzontale e nell'altro in verticale come filo rouge di unione tra questi 2 artisti che sono molto diversi tra loro, e abbiamo pensato a un'esposizione in modo che fosse possibile appenderla. Allora, vedendo come il lavoro dei 2 fotografi differisce tanto per stile e per immaginario, quindi non riuscisse a lavorare bene assieme se inserito forzatamente nello stesso ambiente, abbiamo deciso di inserire un elemento terzo per creare dei confronti che potessero non essere così stretti e forzati. Abbiamo costruito il lavoro del catalogo e poi della mostra su una serie di quartini e sestini molto minimali, molto piccoli e curati da raggruppare assieme, e su questo si è sviluppato tutto il nostro lavoro. Il nostro lavoro si chiama Haiku e abbiamo realizzato dei piccoli libri in 3 atti che quindi rispecchiano la struttura dell'haiku stesso, 3 frasi. Abbiamo preso un'immagine, in questo caso di Max Pinkers, e abbiamo isolato 3 piccoli particolari che andassero a costituire la nostra storia, messi in relazione. E stesso discorso l'abbiamo fatto con Yokota. Se in Pinkers abbiamo usato dei dettagli, in Yokota abbiamo usato immagini intere, quindi abbiamo relazionato tra di loro 3 sue immagini, non usando i particolari. La quarta immagine, nel caso di Yokota, è la sovrapposizione delle 3 immagini scelte per strutturare il racconto. In questo workshop ci siamo concentrati più sull'aspetto materiale, materico dei lavori che ci sono stati presentati, e abbiamo sperimentato la stampa su diversi supporti, in modo anche da continuare in un certo senso lo spirito del lavoro degli artisti che ci sono stati presentati. Nel workshop di Nicolò De Giorgis abbiamo cercato di unire attraverso la tecnica del visual mapping i mondi di 2 artisti che hanno trattato il Giappone. E noi abbiamo unito questi 2 mondi attraverso il mapping di 2 televisioni e un foglio di proiezione. La televisione è stata concepita da noi come mezzo, in quanto mass media, di collegamento di informazioni tra la memoria collettiva e le informazioni che noi possiamo conoscere e possiamo avere del Giappone. Questo progetto, partendo dal workshop proposto da Rorof, abbiamo voluto lavorare su una dimensione espositiva, creando una suddivisione dello spazio tra interno ed esterno, partendo da un concetto di parete scorrevole presente nella casa tradizionale giapponese. L'ambiente esterno, verticale, crea delle pareti divisorie che permettono, tramite degli intervalli, di introdursi all'interno, dove troviamo questa colonna rivestita dalle foto di Kota, che permettono alla colonna, che ha comunque una dimensione tridimensionale, di diventare bidimensionale grazie al supporto fotografico delle quali noi rivestiamo la colonna stessa. Nel lavoro di Max Pinkers abbiamo notato come si sviluppa in una dimensione molto più verticale, e quindi abbiamo deciso di lavorare con i lightbox, anche perché l'autore si rifà a Jeff Wall, che usa spesso questa strategia. Mentre invece Yokota, abbiamo notato come si sviluppa, le sue immagini si sviluppano in maniera molto più orizzontale, e abbiamo deciso di utilizzare le bacheche per indurre anche lo spettatore a immergersi all'interno delle immagini, come fa poi appunto lo stesso fotografo.
Nel nostro progetto l'elemento fondamentale è il suono. Con Daisuke Yokota abbiamo posto le sue fotografie su alcuni altoparlanti e queste fotografie vibrano attraverso i suoni noise sperimentali, richiamando anche alcuni pezzi di Aphex Twin che ispirarono molto l'artista. Per Max Pinkers invece abbiamo utilizzato dei suoni che richiamano le sue immagini stereotipate del Giappone, utilizzando delle colonne sonore di registi occidentali che si rifanno al Giappone, come lui stesso, come il suo stesso lavoro.